Usato fotografico, come comprare e vendere senza brutte sorprese. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio parlare di una esperienza che probabilmente sarà capitata alla maggior parte di voi. A me è capitata più di una volta e penso che capiti a chi spesso, diciamo qualche volta, a chi compra o vende materiale fotografico analogico usato. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che a volte si acquista una macchina che viene venduta come perfettamente funzionante, poi la macchina ci arriva e non è funzionante, oppure ha dei problemi piuttosto seri. Questo video non è rivolto solamente a chi acquista la macchina, quindi ai controlli da far effettuare prima di acquistare una macchina al venditore, ma è rivolto anche a chi vende le macchine. Perché? Perché a meno che non si tratti di un, diciamo, di un malfattore che volontariamente ti vuole dare la fregatura, ma allora la stiamo parlando di delinquenti e non riguarda, diciamo, questo aspetto non riguarda il video presente. Cosa succede? Una persona in buona fede, per ignoranza, vende la macchina che ha trovato nel cassetto del nonno o che gli è stata lasciata dal genitore o dallo zio e vende questa macchina, crede che la macchina sia perfettamente funzionante, ma la macchina in realtà non è perfettamente funzionante. E cosa succede? La macchina quando arriva all'acquirente, l'acquirente si arrabbia ovviamente perché la macchina non funziona, quindi recensioni negative sui soliti canali di vendita, Subito, eBay e tutti gli altri canali di vendita, diciamo di materiale usato. Quindi recensioni negative, arrabbiature, perdite di tempo, perdite di soldi, non è mai un'esperienza positiva. Quindi, per evitare questa brutta esperienza, sia a chi vende le macchine, sia a chi le acquista, voglio dirvi quali sono i controlli che io faccio sulle mie macchine prima di metterle in vendita, quando decido di vendere una delle mie macchine usate a pellicola, sia i controlli che faccio fare al venditore prima di acquistarne una. Magari passerò per rompiscatole, però io la penso così, siccome ho avuto qualche brutta esperienza in vari anni di passione per la fotografia analogica, questi sono i controlli che attualmente faccio fare e che vi consiglio di far fare, e questi sono i controlli che, ripeto, faccio io sulle mie macchine, su una mia macchina, prima di metterla in vendita come perfettamente funzionante. Quali sono questi controlli? Si tratta di tre tipologie di controlli: controlli estetici, controlli funzionali, controlli operativi. Cominciamo con i controlli estetici. Si controlla la macchina esternamente. Ci sono graffiature evidenti? Ci sono segni d'uso evidenti sul fondello, sulla calotta superiore, sul corpo macchina in generale, sui fianchi? Si apre la macchina, non si fa un controllo solo all'esterno, ma si fa un controllo anche all'interno. Si guarda il pressapellicola, si guardano le guide sulle quali scorre la pellicola, si guarda l'alloggiamento del rullino, si guarda il rocchetto di riavvolgimento, si guarda lo stato di usura di queste cose. Faccio un esempio. Se il pressapellicola è pesantemente scolorito o ci sono delle graffiature evidenti, o se vediamo delle scoloriture evidenti sui binari, attraverso le guide attraverso sopra le quali passa la pellicola, beh, vuol dire che la macchina è stata molto usata. Quindi, se la metto in vendita, non la venderò come pari al nuovo, la devo vendere come macchina usata, va bene?
Se invece la voglio acquistare e vedo che ci sono queste cose, saprò che la macchina non è pari al nuovo, come mi sta dicendo il venditore, al quale do sempre il beneficio, diciamo, del dubbio, per cui ritengo che lo dica in buona fede per ignoranza, ma so e gli dirò: no, guarda che la macchina non è una macchina pari al nuovo, è una macchina che è stata molto usata. Altra cosa da controllare all'interno sono le guarnizioni. Qui, per esempio, sull'Olympus Trip 35 c'è una guarnizione in gomma. In questo caso è nuova, ma è freschissima, ma spessissimo si trovano delle guarnizioni che oramai sono finite, per cui le guarnizioni andranno cambiate per evitare infiltrazioni di luce all'interno della macchina. Sono finiti i controlli estetici sulla macchina? No, non sono finiti. Altro controllo che bisogna fare è quello relativo alla lente, che bisogna pretendere che il venditore faccia, o nel caso in cui, ripeto, vendiamo la macchina, che noi dobbiamo fare, è quello relativo alla lente. La lente non va controllata solo così alla luce ambiente, è bene controllarla con una luce incidente come quella, basta quella della, per fare un controllo così, basta quella della torcia del nostro cellulare. Si controlla e si guarda se la lente presenta graffi, rigature evidenti, oppure se addirittura presenta dei funghi all'interno. Se è possibile, esaminiamo la lente anche dall'interno. Su questa macchina non si può fare perché è una macchina con otturatore centrale che non ha la posa B, per cui l'otturatore non rimane aperto. Ma se è possibile farlo, come per esempio su questa Nikon FM2, mettiamo l'otturatore sulla posa B, carichiamo la macchina, apriamo il fondello, scusate, apriamo il dorso della macchina. Scattiamo la nostra foto e vediamo com'è la lente sia dall'interno della macchina sia dall'esterno. Passiamoci con una luce e ci accorgeremo che la lente è pulita, ma ha della polvere. Non ci sono problemi con dei granelli di polvere all'interno, generalmente. Basta una soffiata per mandarne via diciamo la maggior parte, e comunque non influiscono sulla foto, ma accertiamoci che non ci siano nebbie, che le lenti non siano opacizzate. Quindi guardiamo lo stato delle lenti. È finita qui? No, non è finita qua. Dobbiamo vedere anche com'è il mirino. Il mirino della macchina è limpido? C'è dentro una grossa quantità di polvere oppure pochi granelli di polvere? Ecco, queste cose fanno la differenza. Questo è un controllo estetico che va fatto quando vendiamo una macchina oppure va preteso quando la acquistiamo. Almeno, secondo il mio parere, se vogliamo essere sicuri che la macchina sia perfettamente e correttamente funzionante. Quindi guardiamo all'interno del mirino anche. O chiediamo a chi ce la vende di guardarci e di mandarci qualche fotografia, eventualmente con la condizione del mirino e la condizione della lente. Bene, a questo punto abbiamo terminato il controllo estetico. Scusate, chiudo la batteria, spengo la batteria del cellulare che ci è servita per guardare lo stato delle lenti e del mirino. Passiamo ai controlli funzionali. Ora, spesso chi vende macchine fotografiche non è un esperto, non li sa fare i controlli funzionali, non sa di che cosa si tratta. Magari la cosa che fa è prende la macchina, prova il pulsante di scatto, boh, non funziona. Non funziona nel caso della FM2 perché per la FM2 bisogna caricare l'otturatore ed avere la leva di carica in questa posizione.
Così la macchina scatta. Ma se io carico, per esempio, e faccio così, la macchina non scatta. Allora uno magari pensa che sia rotta. Non è rotta la macchina. Bisognava semplicemente, diciamo, disingaggiare la leva di carico. In sostanza, moltissime persone non sanno come funziona una macchina analogica, una macchina a pellicola. Va bene, non tutti possiamo essere degli esperti, però dei controlli di base tutti li possiamo fare, anche perché abbiamo una risorsa eccezionale che è internet. Se io su internet vado a cercare Nikon FM2, trovo schede tecniche, video su YouTube, forum dedicati alle macchine analogiche nei quali si parla della Nikon FM2 e si descrive per filo e per segno il funzionamento di questa macchina. Non solo, su internet troviamo anche i manuali di uso di queste macchine, per cui diciamo non c'è una scusa per cui uno dice: ma io non so come funziona e non riesco a capire come funziona. Se uno vuole, con un minimo di studio, impara come funziona una macchina semplice come questa Olympus Trip, una macchina un po' più complicata come questa Nikon FM2. Stiamo sempre parlando di macchine a pellicola che non hanno mai o quasi mai un funzionamento particolarmente complesso, almeno per le funzioni di base. Certo, se andiamo a vedere una macchina come questa Horizon 202, che è una macchina panoramica che ha un obiettivo a torretta, le cose cambiano un po'. È una macchina un pochino più particolare. Se noi andiamo a vedere una Leica seconda, una Leica Vite come questa, le cose sono un pochino diverse, perché si tratta di macchine un po' più particolari, che hanno delle particolarità, delle specificità. Ma guardate che il 90%, il 95% delle macchine che si trovano in vendita e che troviamo in vendita su Subito, su eBay, sui canali di vendita di materiale usato da parte di privati sono o reflex tipo questa, o macchine a telemetro o mirino galileiano come questa. Hanno o un otturatore a tendina come questa reflex, o un otturatore centrale come questa. Quindi, in sostanza, le categorie di macchine in vendita sono poche. Allora, controlli funzionali. Devo vendere una Olympus Trip 35, non so assolutamente come funziona. Come faccio a fare un controllo funzionale su questa macchina? Beh, vado a studiarmi la paginetta, la mezza pagina su Wikicamera, su internet, della Olympus Trip, e scopro che la macchina ha un esposimetro guidato, diciamo, comandato da questa cella al selenio che trovo qua. Scopro che se la macchina è su automatico, qui, se metto la macchina qui su automatico, carico la macchina come la carico con questa rotellina e cerco di scattare la fotografia, se la macchina è correttamente funzionante, come vedete, la fotografia non riesco a scattarla e mi apparirà questa bandierina rossa, vedete, nel mirino. Questo già mi dice che questa macchina ha l'esposimetro correttamente funzionante, che non è scarico. Voglio fare una prova ulteriore? Va bene, levo il tappo sulle macchine ad otturatore centrale, carico la macchina, in questo caso è già carica, scatto una fotografia e vedo se l'otturatore si apre, se le lamelle dell'otturatore centrale si aprono o si chiudono. Bene, vuol dire che l'otturatore funziona e non è inchiodato, non è bloccato. Questi sono già dei controlli minimi di base che però coprono, credetemi, il 90% dei problemi che si trovano
con le macchine che uno ha trovato nel cassetto del nonno che gli sono state lasciate in eredità dal padre, che purtroppo non c'è più. Perché? Perché la maggior parte dei problemi su una macchina che, per esempio, esteticamente si presenta molto bene, sono dovuti al fatto che la macchina è rimasta ferma decine di anni in un cassetto e quindi, per esempio, l'otturatore centrale è bloccato. Oppure al fatto che una macchina con esposimetro al selenio come questa è rimasta alla luce così scoperta per 20 anni e allora l'otturatore si è esaurito, la macchina non funziona più e quindi quando faccio quello scherzo di tappare l'obiettivo, non apparirà più questa bandierina rossa che vedete, ma l'otturatore scatterà lo stesso. Questo vale per la Olympus Trip 35, ma basta andare a vedere su qualsiasi sito specializzato di fotografia, su Wikicamera, su un video su YouTube, vedrete che per ogni modello di macchina ci sono le specifiche. E si capisce benissimo quali sono i controlli da fare per vedere se la macchina funziona oppure no. Per una reflex lo stesso, i controlli da fare non sono moltissimi. Si cominciano a provare, per esempio, i tempi di scatto. Cominciamo dalla posa B. La posa B, vi andate a guardare su qualsiasi sito, anche se non siete, ripeto, andatevi a guardare su internet le specifiche della camera, anche se non siete esperti, capite subito che la posa B, che quando il selettore dei tempi è sulla posa B, la tendina, quindi l'otturatore della camera, rimane aperto fino a che io non rilascio il pulsante di scatto. Quindi facciamo una prova sulla posa B, poi facciamo una prova sui tempi lenti, mettiamo la macchina su un tempo di scatto di 1 secondo e vediamo se l'otturatore rimane aperto all'incirca 1 secondo. Facciamo una prova anche sul mezzo secondo. Quindi proviamo tutti i tempi della macchina, va bene? Cambiamo i tempi e proviamoli. E vediamo se più o meno, ovviamente, non avremo la certezza matematica che i tempi siano perfettamente corretti, però possiamo vedere almeno se la macchina funziona su tutti i tempi, se l'otturatore si apre su tutti i tempi. Vendiamo una macchina con un obiettivo come questo montato sopra? Benissimo. Facciamo una prova per vedere se la ghiera dei diaframmi scatta e funziona su tutti i diaframmi. Poi guardiamo all'interno dell'otturatore, magari a macchina aperta, che diciamo cosa che ci facilita. Apriamo la macchina, carichiamola, mettiamo la macchina sulla posa B, apriamo quindi l'otturatore, in questo caso è aperto, la tendina è aperta, giriamo la ghiera dei diaframmi dal diaframma più grande fino al diaframma più piccolo. Quindi il diaframma più grande, in questo caso F1.8, e le lamelle devono essere completamente aperte. Mano a mano che io ruoto e passo a diaframmi con un numero più alto fino a F22, le lamelle si devono chiudere fino a lasciare solo un forellino. Non sono un esperto, non so come e se, diciamo, quali sono i diaframmi, non so neanche cosa sono i diaframmi, ma questo qui è un controllo, diciamo, che non prevede la conoscenza dei diaframmi, comprende solo, diciamo, una prova empirica da fare. Poi lasciamo pure il nostro pulsante di scatto e abbiamo controllato. Un altro controllo che possiamo e dobbiamo fare è quello relativo all'esposimetro. Se la macchina è dotata di esposimetro interno, come questa Nikon FM2, dotiamoci, vedremo, diciamo, che sul fondo della macchina generalmente c'è
uno sportellino come questo che ha una, diciamo un incavo che serve per la punta di un cacciavite oppure per una monetina. Ora non ho la monetina da 5 centesimi, da qualche centesimo, userò il mio Victorinox. Potete farlo anche con un cacciavite a punta piatta, stando attenti a non rovinare, diciamo, il fondello della macchina. Benissimo, a questo punto svito il mio fondello, con una monetina sarebbe stato più semplice, eccolo. Levo questa copertura e mi accorgo che all'interno ci sono delle batterie, eccole qua. Bene. Oh, una cosa che succede spesso nelle macchine usate che sono dotate di esposimetro è che il precedente proprietario l'ha lasciata in un cassetto con la batteria inserita all'interno, per cui i contatti, la batteria dopo un certo numero di mesi o di anni perde acidi. E va a rovinare i contatti della batteria. Per cui proviamo a vedere se l'esposimetro funziona con la macchina così com'è, come l'abbiamo vista all'inizio con la vecchia batteria inserita. Probabilmente non funzionerà. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo acquistare una batteria nuova, uguale alla precedente, inserirla all'interno dell'alloggiamento. Stando attenti che la polarità della batteria sia quella giusta, la reinseriamo all'interno della macchina e proviamo a vedere se l'esposimetro funziona. Perché una macchina dotata di esposimetro, alimentato da batteria, il cui esposimetro non funziona, non va bene. Ho montato la batteria con la polarità sbagliata, scusate. Rifacciamo tutto da capo. Reinseriamo la batteria nel verso giusto e rimettiamola nella nostra macchina. Quindi non possiamo vendere una macchina dotata di esposimetro con l'esposimetro non funzionante, non possiamo ovviamente neanche acquistarne una che ci viene garantito che abbia l'esposimetro funzionante, per cui ci dotiamo di una batteria, la proviamo e vediamo che l'esposimetro funziona perfettamente. Quindi abbiamo fatto una serie di controlli veramente minimi relativi allo scatto dell'otturatore, quindi l'otturatore scatta, l'obiettivo della macchina fotografica funziona e le lamelle si aprono a tutti o si chiudono a seconda di come muovo la ghiera dei diaframmi. Possiamo fare altri controlli che sono relativi, per esempio, all'autoscatto della macchina. Possiamo fare altri controlli che sono relativi, diciamo, all'innesto dell'obiettivo per vedere che tutto funzioni correttamente. In ogni caso, si tratta veramente di pochi controlli di base. Abbiamo fatto dei controlli anche relativi al funzionamento dell'esposimetro, quindi pochi controlli di base che servono per garantire che funzionalmente la macchina sia a posto, sia correttamente funzionante. Basta questa seconda parte, quindi dopo i controlli estetici che abbiamo fatto sia all'interno che all'esterno della macchina, i controlli funzionali, basta questo? No, non basta. Non basta perché dobbiamo fare quella che è la prova regina. La prova regina. Vediamo se lo trovo. La prova regina di tutte è la prova
con il rullino. Per garantire che una macchina sia assolutamente, perfettamente funzionante, bisogna che la macchina abbia superato la prova del rullino. Che cosa intendo? Intendo dire che chi vende la macchina oppure chi acquista la macchina, diciamo, debbono accertarsi che la macchina fotografica in questione scatti delle fotografie correttamente con il rullino inserito. Quindi si apre la macchina fotografica, si inserisce un rullino. Ripeto, se non sapete, uno dice: vabbè, ma io non ne so niente. Benissimo, guardate, su internet ci sono tantissimi video che spiegano come si inserisce un rullino all'interno di una macchina fotografica. E l'operazione non è per nulla complicata. Ora io la sto facendo al contrario, quindi è un pochino più noiosa per me, ma vi assicuro che non c'è niente di difficile. Vediamo se riesco a farla per bene da dritto, diciamo così. Si inserisce il rullino all'interno della macchina fotografica, si fa avanzare la pellicola e si fanno un paio di scatti a vuoto, si chiude la macchina fotografica. A questo punto si fanno le fotografie, si va fuori, si fa un rullino di fotografie da 24 o 36 pose, decidete voi, si fa sviluppare il rullino e si vede come sono venute le fotografie. Perché dico questo? Perché la macchina fotografica, nonostante tutti i controlli che abbiamo fatto finora, potrebbe comunque avere dei difetti. Faccio un esempio: ci potrebbero essere delle infiltrazioni di luce che noi non riusciamo a capire, a vedere, le vediamo solo nel momento in cui, specialmente su alcune macchine, le vediamo solamente nel momento in cui andremo a vedere le fotografie. Perché nelle fotografie vedremo delle strisce di luce, vedremo come dei piccoli flash all'interno della fotografia, che potrebbero voler dire che la tendina della macchina in tela, per esempio, è bucherellata, cosa che non si vede ad occhio nudo. Oppure che le guarnizioni della macchina, dello sportello, oppure guarnizioni interne, sono da cambiare. Oppure potremmo vedere che l'esposimetro, per esempio, non funziona assolutamente, per cui l'esposimetro mi dà una indicazione, non so, scattare con una pellicola 400 ISO, scattare a un 125esimo di secondo F5.6 e la foto mi viene completamente sottoesposta, buia. Vuol dire che l'esposimetro non funziona bene. Queste sono prove finali che posso fare solo inserendo un rullino all'interno della macchina e vedendo come vengono le fotografie. E questa è la prova operativa. Ora uno mi dice: vabbè, ma io un rullino lo devo pagare 6-7 euro, lo sviluppo della pellicola mi costa 9-10 euro, quindi insomma 11 euro, quello che è. Quindi alla fine io spendo 16-17 euro per fare questa prova. Signori, è così. La prova finale e definitiva è quella della pellicola. Per cui, secondo me, non si dovrebbe vendere una macchina come perfettamente funzionante, e almeno questo è quello che faccio io, se non si è fatta prima, se non si sono fatte prima le prove che vi ho detto, il controllo estetico, il controllo funzionale della macchina, e poi se non si è fatta una prova con un rullino. A quel punto faccio una prova con un rullino, le foto vengono perfette, vedo che tutto funziona bene. A quel punto dico con sicurezza: sto vendendo questa macchina e questa macchina è esteticamente perfetta, oppure indico quali sono i problemi. Questa macchina è funzionalmente a posto, funziona tutto correttamente: autoscatto, esposimetro, pulsante di scatto, ghiera dei tempi, ghiera dei diaframmi dell'obiettivo. Ed è operativamente perfetta, perché
Ho fatto le fotografie con questa macchina e le fotografie vengono bene, correttamente esposte, non ci sono infiltrazioni di luce, per cui le fotografie magari sono brutte, nel senso che ho fotografato il giardino di casa mia, il gatto, eccetera, quindi le fotografie non vogliono dire niente, non è necessario fare dei capolavori, basta fare delle fotografie, anche banalissime, ma che ci dicano che la macchina non ha difetti. A questo punto, se vendo la macchina, posso dire che è esteticamente perfetta o esteticamente stato della macchina, non so, invece che A, dirò è stato B perché ci sono delle, non so, rigature o scoloriture sulla macchina e pesantemente segni d'uso evidenti e così via. Comunque, posso dire com'è lo stato estetico della macchina. Ripeto. Sia esterno che interno, bisogna controllare anche internamente la macchina. Poi il controllo funzionale va bene, tutto funziona a dovere e il controllo operativo, cioè quello con la pellicola, è andato bene. A questo punto posso dire che la macchina è perfettamente funzionante, solo a questo punto. Se non volete fare il controllo con la pellicola, uno mi può dire, ma cavolo, io vendo una macchina, che ne so, ho visto che il valore di mercato è 40 euro, 30 euro. Non mi metto a fare le prove con il rullino perché mi costerebbe 15 euro solo quella. Va benissimo, mi va bene, ma allora non mi dire, non dire che la macchina è perfettamente funzionante, correttamente funzionante. Puoi dirmi. Esteticamente la macchina è a posto, puoi dirmi se li hai fatti, i controlli funzionali vanno bene, quindi il pulsante di scatto funziona, l'otturatore si apre, la ghiera dei diaframmi funziona regolarmente e i diaframmi si aprono, si chiudono regolarmente, i tempi di scatto sembrano corretti. Ma non dirmi che la macchina funziona perfettamente, perché non puoi dirlo. Fino a che non hai fatto la prova con la pellicola e vedi che tutto va bene, non puoi dire che la macchina funziona perfettamente, perché la macchina fotografica o la vendi come oggetto da mettere su un mobile, come soprammobile, e allora ha un valore, diciamo, non so, di qualche euro, oppure la vendi come strumento perfettamente funzionante, ma allora mi devi garantire che la macchina sia perfettamente funzionante. E questa cosa, lo ripeto ancora una volta, si può garantire solo se si è fatta una prova con la pellicola. Io, quando vendo le macchine mie fotografiche, faccio questi tre tipi di controlli. Se non faccio il controllo con la pellicola, io lo faccio sempre perché non mi costa niente, ma se non faccio il controllo con la pellicola, dico questa macchina è esteticamente perfetta, per esempio, funzionalmente a posto, ma non so se la macchina è correttamente funzionante perché non ho fatto il controllo con la pellicola, non ho fatto delle fotografie, non ho visto, non ho potuto vedere, quindi se tutto funziona a dovere. La macchina fotografica è uno strumento che serve per fare fotografie. Se le fotografie sono piene di infiltrazioni di luce, sottoesposte o sovraesposte perché non funziona l'esposimetro, per esempio, oppure sono piene di opacità perché l'obiettivo è opaco, i vetri si sono opacizzati, ci sono dei distaccamenti all'interno del vetro, oppure ci sono delle ombre perché l'obiettivo è pieno di funghi, beh, la macchina fotografica che tu mi hai venduto come perfettamente funzionante non è perfettamente funzionante. Quindi mi hai venduto una cosa come perfettamente funzionante e non lo è. Ripeto, questo mio video spero che sia utile anche a chi le vende le macchine fotografiche, perché se io vendo una macchina fotografica come perfettamente funzionante, devo essere sicuro che con questa macchina fotografica, con questa macchina fotografica, con qualsiasi macchina fotografica io metta in vendita, sia possibile che la macchina fotografica, scusate, abbia 50 anni, ne abbia 90 o ne abbia 30, 35 come questa,
Se io la vendo come perfettamente funzionante, la macchina fotografica deve fare le fotografie come le faceva al momento in cui è uscita dalla fabbrica. Va bene? Altrimenti va venduta come macchina non funzionante oppure di cui è incerto il funzionamento e allora ovviamente il prezzo ne risentirà. Puoi venderla tranquillamente, ma devi essere chiaro in quello che vendi. Molto bene, amici, io spero di essere stato abbastanza chiaro. È una chiacchierata, quindi ovviamente avrò saltato dei punti. Io la penso così, questo è il sistema che uso io per valutare le macchine fotografiche quando le acquisto, anche se passo da Pignolo, non mi importa, oppure per, cosa ancora più importante, per vendere delle macchine fotografiche che siano in perfetto ordine quando ne devo vendere una. Spero di esservi stato utile. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Magari scrivete sui commenti quelle che sono le vostre esperienze, come la pensate voi. Ripeto, spero di aver fatto cosa utile a tutti. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale in maniera da farlo crescere sempre di più, cosa che naturalmente mi fa molto piacere e mi aiuta anche a trovare lo stimolo per fare sempre nuovi video. Io vi ringrazio molto, vi aspetto al prossimo video. Da parte mia un grande saluto, a presto, ciao!